Ferrario, solo una nota, è evidente a tutti che il vicepresidente, come può sostituire il presidente del consiglio di zona in aula, può evidentemente sostituire il presidente in ufficio di presidenza. Lo stesso chiaramente vale per i vicepresidenti di commissione, che possono evidentemente presiedere le commissioni e quindi tanto più possono essere presenti in ufficio di presidenza. Per quanto riguarda invece la questione del numero legale, su cui diciamo ci siamo già confrontati col presidente Tucci, do la parola al direttore di settore, giusto per avere un confronto e un supporto dal punto di vista tecnico rispetto al regolamento, che peraltro voi tutti avete, quindi potete tranquillamente leggere e verificare anche autonomamente, però giustamente per accorciare i tempi do la parola al direttore di settore prima di dare la parola a chi ha fatto richiesta di intervento. Rispetto alla sussistenza del numero legale all'interno dell'ufficio di presidenza, ricordo che l'ufficio di presidenza è disciplinato dall'articolo 20 del regolamento del decentramento territoriale, che prevede che sia il regolamento di zona che disciplini l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di presidenza, non facendo riferimento all'esistenza di un numero legale. Regolamento del Consiglio di zona 9, all'articolo 6, di fatto non fa riferimento al numero legale. Il numero legale è previsto negli uffici di presidenza del Consiglio Comunale, dove però l'ufficio di presidenza non è da intendersi come l'ufficio di presidenza riferito al presidente delle commissioni, bensì è quello che equivarrebbe semmai ai capigruppo del Consiglio di zona. Grazie dottor Seris. Capogruppo Fede Pellone, poi il consigliere Ferrario e il consigliere Belli. Allora, indipendentemente dal regolamento, però abbiamo già affrontato la questione di delibere che per modus operandi abbiamo sempre considerato che erano da ritirare qualora non ci fossero state la composizione giusta per presentare in aula. Perché? Perché non c'era stato un adeguato dibattito, perché erano arrivate non in tempo rispetto ai tempi previsti non dal regolamento ma dal nostro agire in zona. In questo caso si tratta della stessa cosa, cioè sebbene siamo periodo pre-estivo, giustamente senza togliere niente a queste iniziative, ritenevo che soprattutto per il rispetto della minoranza che queste iniziative dovessero passare dalle commissioni istruttorie per poter far sì che noi conoscessimo i contenuti di questi, senza venire a conoscere soltanto l'ultimo giorno utile, che è il giorno di consiglio, in cui vengono trattate e soprattutto vengono poi ad essere approvate. Quindi ritengo che anche se non per una questione prettamente di regolamento, sarebbe stato una norma sicuramente ottima e sicuramente condivisibile da parte dell'opposizione il rispetto delle regole e il passaggio in commissione istruttoria per questi tipi di delibere. Signore Ferrario. Grazie Presidente. Io volevo ringraziare il Presidente della Commissione Tucci per questo chiarimento di questo passaggio. Ecco, dopo il chiarimento che abbiamo avuto dal Direttore di Settore, pare evidente che a livello di regolamento non sussistono quelli che sono gli elementi per ritirare la delibera. Però a livello di opportunità, questo passaggio evidenzia una criticità sicuramente maggiore, la criticità politica della non condivisione. Il suggerimento che fa seguito a quello che è l'invito del Presidente della Commissione Tucci, che in questo momento posso portare alla vostra attenzione, è quello di voler raccogliere questo invito ritirando la delibera e condividendola in quello che è l'ufficio di presidenza, che rappresenta la maggioranza. È evidente che qualora questo passaggio non venga evidenziato è la rappresentazione di una situazione critica all'interno della maggioranza stessa. Quindi nessuno di noi vuol credere questo. Vi invitiamo e vi esortiamo a ritirare questa delibera e riproporla la prossima volta. Grazie.
consigliere Belli e poi grazie. Purtroppo non lo so, secondo me è un discorso di interpretazione ed è come al solito un'interpretazione che deve essere fatta non a senso unico ma valutando tutto. È vero che il vicepresidente sostituisce il presidente delle commissioni istruttorie, però non è parte integrante del consiglio di zona, perché il consiglio di zona è il presidente del consiglio di zona, il vicepresidente e i presidenti delle commissioni istruttorie, e questi sono i tre organi. Il vicepresidente delle commissioni, l'articolo 9 dice espressamente: il presidente della commissione permanente può designare successivamente il vicepresidente, per cui non è una figura istituzionale, può essere nominato come non può essere nominato, per cui a mio avviso non fa parte dell'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente di zona, in caso sostituito dal vicepresidente della zona, che comunque è un'entità del consiglio di zona riconosciuta, e i presidenti delle commissioni. Se i presidenti delle commissioni non ci sono, l'ufficio di presidenza non è valido. Io adesso questa come interpretazione la rigiro al direttore di settore, perché comunque non è identificato il discorso del numero legale, è vero, però se l'ufficio di presidenza è composto da 6 presidenti, 8 presidenti che sono le commissioni, 7 più 1, vabbè che poi adesso se erano presenti 2, l'ufficio di presidenza è come se non fosse stato fatto. Allora a quel punto trovatevi al bar e fate l'ufficio, cioè, non lo so. Per cui, insomma, le cose mi sembra che vadano fatte un attimino nella norma. No, ma è superfluo. Comunque, vabbè, aspetto l'intervento di Tucci, che è stato lui a denunciare il solito abuso che viene fatto in questo consiglio di zona. Dottor Seris. Rispetto a quest'ultimo intervento, allora il regolamento del Consiglio prevede che il vicepresidente sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento. Va da sé che non indicando per il presidente nessuna limitazione, il vicepresidente può sostituirlo anche nell'attività di presidenza dell'ufficio di presidenza. Allo stesso modo l'articolo 9 ci si riferisce al fatto che il presidente della commissione permanente possa designare il vicepresidente dandone comunicazione al Consiglio, e il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Anche in questo caso il vicepresidente è nella condizione di poter sostituire il presidente della commissione, perché qui non ci si fa, non si fa, però non fa riferimento all'attività del presidente durante la commissione. Ma sono due organi diversi. Però non c'è scritto che può sostituirlo solo durante la commissione. Quando avrà di nuovo la parola interverrà. Grazie, grazie al direttore dottor Seris. Prima di dare la parola al presidente Tucci, due note. Prima di dare la parola appunto al presidente Tucci per le eventuali repliche o richieste di chiarimenti, solo due note. Rispetto a quanto è stato chiesto, è stato sottolineato. La prima riguarda le date. Le iniziative verranno svolte il 20 di settembre, il 7 di settembre, e l'inizio dell'anno accademico sarà ottobre, quindi diciamo chi sostiene che portarlo in ufficio di presidenza sia stata una forzatura, mi permetto di dire che assolutamente, come non lo era altre volte, queste volte ancora di più, perché come voi tutti sapete questa è l'ultima seduta di consiglio, quindi va da sé che le iniziative dei primi di settembre o verranno spostate oppure non si potranno realizzare. Sono peraltro patrocini gratuiti, vado a memoria, direi che gli uffici di presidenza più una cifra diciamo così irrisoria rispetto a una iniziativa all'interno di un caseggiato, quello di via Senigallia 60, mi sembra, sì, di 500 euro,
quindi una cifra molto limitata, e di solito appunto gli uffici di presidenza trattano patrocini gratuiti o cifre molto irrisorie proprio per non trattare tematiche più importanti o con un dispendio maggiore di fondi MAP, perché questo è giusto, come molti di voi hanno sottolineato, che vengano trattate nelle commissioni. Una cosa che non posso, diciamo così, sentire è questa accusa, uno, di abuso, per cui io inviterei ciascuno, insomma, a utilizzare dei termini, perché abuso ha un significato piuttosto significativo. Nel momento in cui c'è un riscontro non politico ma tecnico, con citazione di articoli, non si può interpretare, cioè il vicepresidente e il vicepresidente dovesse mancare per motivi di lavoro piuttosto che sanitari un vicepresidente di commissione o la stessa presidente di consiglio, come evidentemente può accadere, il vicepresidente nominato dal presidente del consiglio, dalla presidente del consiglio e il vicepresidente nominato dal presidente di commissione ha a tutti gli effetti i poteri, tra virgolette, di gestire le commissioni, di gestire il consiglio, di prendere le decisioni necessarie limitatamente ai propri compiti e ai propri doveri. Quindi chiedo a ciascuno, come dire, di utilizzare termini adeguati. Non vi è stato nessun tipo di abuso di potere, non vi è stata nessuna forzatura. L'unico motivo che ha spinto a portare in ufficio di presidenza le tre iniziative è stata una motivazione molto banale, cioè dettata dall'urgenza, visto che siamo a ridosso delle ferie. Detto questo, poi mi confronterò evidentemente con la vicepresidente firmataria delle relazioni e che ha presieduto legittimamente l'ufficio di presidenza per valutare quello che avete chiesto, ritiro e quant'altro. Però ci tenevo con questo intervento a sottolineare la bontà delle iniziative, che mi sembrano evidenti, peraltro le avete potute leggere, visto che la documentazione vi viene inviata anticipatamente via mail, e dalla lettura delle iniziative mi sembra che siano iniziative di un certo significato, di un certo interesse per la zona, quelle teatrali, quelle della scuola di cinema e quelle realizzate all'interno degli edifici residenziali pubblici, di cui peraltro siete andati a fare anche un sopralluogo, avete potuto vedere, abbiamo avuto testimonianza delle persone che lì vi abitano, che hanno costituito in modo molto generoso, mi sembra di capire, il comitato, proprio per far sì che quei luoghi non diventino terra di nessuno e causa di degrado, per poi dopo dover rincorrere le situazioni come accade in altre occasioni e dover creare noi occasioni di incontro aggregativo, culturale e sociale per far sì che all'interno di questi caseggiati popolari non ci sia degrado ma ci sia vivacità. Detto questo, poi evidentemente ognuno farà le sue considerazioni, adesso mi confronterò appunto con la vicepresidente nel merito della questione. Presidente Tucci. Grazie. Ma allora, non confondiamo gli articoli del regolamento e diamo al regolamento quello che è giusto dare. Allora, lo svolgimento delle commissioni, il ruolo del presidente e del vicepresidente sono una cosa, l'ufficio di presidenza è un altro. E allora leggiamo l'articolo dell'ufficio di presidenza, che è l'articolo 6. Il presidente del consiglio di zona ed i presidenti delle commissioni permanenti costituiscono l'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è convocato e presieduto dalla presidente del consiglio di zona. Esso è organo consultivo del presidente del consiglio di zona, che lo coadiuva nei compiti di direzione dei lavori del consiglio. In particolare predispone il calendario dei lavori del Consiglio e si pronuncia su ogni altra questione sottopostagli dal Presidente del Consiglio di zona. Questo è l'articolo 6. Faccio notare che in qualche occasione, in questo mandato, io ho fatto saltare il numero legale in un paio, uno o due uffici di presidenza, e quelle iniziative non si portarono in delibera. E allora io voglio capire a che gioco giochiamo. Una volta va bene il numero legale, un'altra volta non va bene. Faccio notare un'altra cosa. Io faccio il consigliere dal 1999 e tu all'opposizione, chi era in maggioranza lo sa, quando io ero all'opposizione, feci saltare, proprio con il meccanismo dell'ufficio di presidenza, della mancanza del numero legale, più delibere, perché non era democraticamente
riconosciuto il numero legale per poi portare in delibera i vari punti. Lo feci quando ero all'opposizione, lo feci quando ero in maggioranza nel mandato scorso, e io credo che se le regole sono regole devono essere rispettate. Altra cosa è se invece diciamo che questa sera la regola la saltiamo perché queste iniziative, io non sto discutendo il valore delle iniziative, sia chiaro, io le ritengo tutte valide queste iniziative, io pongo una questione di metodo e di regolamento e di rispetto delle regole, perché se ce la dobbiamo dire tutta, faccio notare che già nella riunione poco prima che iniziasse l'ufficio di presidenza mancava il numero legale e pare che la risposta sia stata: facciamo venire il vicepresidente della Commissione Cultura e la presidente della Commissione Case Popolari, così abbiamo il numero legale. E allora voglio dire, se arriviamo anche a questo, ho detto all'incirca perché così pare che sia andata, per chi me l'ha riferito, no? Allora voglio dire, o le regole valgono sempre o se no c'è un problema, direttore. Non è che io ce l'abbia con lei, però c'è un piccolo problema: o che dal 99 a oggi tutti i direttori di settore, nel far rispettare le regole sull'ufficio di presidenza, hanno sempre dato ragione, e allora o loro hanno sempre sbagliato tutto, e allora se hanno sbagliato tutto io credo che devono andare a fare un altro lavoro e non il direttore di settore. Se così è, se così non è, io credo che non possiamo portare in votazione questa delibera, proprio nel rispetto del ruolo che il Consiglio ha, che l'Ufficio di Presidenza ha. Perché io mi pongo una domanda: perché io devo partecipare all'Ufficio di Presidenza quando basta che lo fa la Presidente? La Presidente decide, adesso estremizzo, scusate, la Presidente o la Vicepresidente, quando non c'è la Presidente, decide lei le cose, perché io devo perdere del mio tempo per venire a partecipare ai lavori dell'Ufficio di Presidenza se poi quale regole vengono fatte in altra maniera? Allora io ritengo che le iniziative siano valide, ma io penso che da questo punto di vista, non essendoci il numero legale per poter sostenere questa delibera, perché l'Ufficio di Presidenza non ce l'aveva, io chiedo che venga ritirata, altrimenti si compie, sono andato a leggermi il verbale, altrimenti si compie un atto che è nuovo all'interno di questo Consiglio e che credo non vada bene, perché non ha più senso fare nulla se poi le regole non si possono più far rispettare, oppure se si fanno rispettare una volta sì, una volta no, una volta a metà, una volta per tre quarti. Quindi io chiedo che questa delibera venga ritirata. Io non ho usato termini abuso o altro, io sono stato, credo, no, però giusto per specificare che qualora qualcuno pensasse che sia stato io non ho usato questi termini e credo di aver usato dei termini regolari per dimostrare che questa delibera non può essere votata. Grazie. Dottor Seris. No, ringrazio per poter intervenire perché sono stato chiamato direttamente in causa, allora io non posso pronunciarmi rispetto all'operato dei miei colleghi che dal 1999 ad oggi hanno dichiarato che nell'ufficio di presidenza è necessario i termini di regolamento e il numero legale. Io ho esaminato insieme a voi i due articoli che purtroppo rispetto a questo non fanno nessuna previsione, di conseguenza non è possibile riferire qualcosa che non è previsto dal regolamento. Non posso dare per scontato quello che mi avete detto, ma dubito che un mio collega possa avere sostenuto il contrario, regolamento alla mano. Poi io non partecipo quasi mai all'ufficio di presidenza, non so quali siano le prassi, quali siano le cose che lei racconta, però io in serenità, ma credo che nessuno possa smentirlo, andando a vedere i due articoli, uno che è quello che sostanzialmente gerarchicamente superiore, che è quello del regolamento del decentramento, che disciplina e che definisce l'ufficio di presidenza, e l'articolo del consiglio di zona, che ai sensi di quell'articolo del regolamento del decentramento non prevede limiti rispetto al funzionamento, non potrei sostenere il contrario. Di conseguenza la maggioranza, il numero legale all'interno dell'ufficio di presidenza non è previsto.
grazie dottor Seris. Allora, evidentemente in base a quello che ho detto prima, no, si è finito di discutere, grazie, e parla fuori dall'aula o al microfono, evidentemente non mentre il presidente sta parlando. Detto questo, no, evidentemente non per i motivi citati da chi è intervenuto prima di me, ma semplicemente per dimostrare per l'ennesima volta che nulla si vuole nascondere, tutto viene fatto alla luce del sole e vengono rispettati i regolamenti come sottolineato dal direttore di settore dottor Seris, ma proprio perché è inutile creare strumentalizzazioni e polemiche la delibera viene ritirata. Passiamo quindi al punto successivo, punto numero 4, verde estate 2014, la parola al presidente della commissione sport e tempo libero Tucci. Grazie, faccio notare che è stata ritirata perché mancava, era giusto che la mancanza del numero legale, non per altro. Grazie. Ho fatto solo una precisazione perché poi bisogna... Vedo che sai contare e siamo tutti molto contenti. No, no, guarda, mio caro, non è così, mio caro. Presidente perché... Tucci, intervenga sul punto perché non se n'è accorto, il punto precedente è stato terminato perché la delibera è stata ritirata. E io ho precisato che è per mancanza del numero e legale. E vedo, ripeto, che sa contare. E infatti, 3 su 9. Relazione... È quello che hai fatto adesso con colpa sua. La commissione... La commissione sport e tempo libero riunitesi in La commissione sport e tempo libero riunitasi in data mercoledì 21 luglio 2014 ha analizzato le richieste pervenute per la realizzazione dell'iniziativa denominata Verde Estate in zona 9, immediatamente eseguibile. La manifestazione si svolgerà dal 25 agosto al 21 settembre 2014 per 2 giorni alla settimana nelle seguenti location della zona: Villa Litta, Casinanna, Piazza Minniti, Piazza Schiavone, Piazzale Maciacchini, Piazza Eliseo e Collina dei Ciliegi. Le serate saranno caratterizzate da spettacoli musicali per giovani e meno giovani, con spettacoli teatrali, operette, jazz, blues e rap. Il budget a disposizione per la realizzazione di questa manifestazione ammonta a 13.350 euro ed è composto da 6.450 euro reperibili dai fondi MAP a disposizione della Commissione Sport e Tempo Libero e da 10.000 euro che il settore Tempo Libero Giovani Tutela Animali assegnerà alla zona per la realizzazione e organizzazione di iniziative ed eventi da realizzarsi nelle periferie in occasione della Verde Estate 2014. Qualora i fondi messi a disposizione, questa è un'aggiunta perché mi era rimasta fuori dalla battitura, però siccome non ce l'avete in delibera, qualora i fondi messi a disposizione dal settore sport non fossero disponibili prima della data prevista per il primo evento in programma, ai fini dell'imputazione della spesa, gli eventi saranno finalizzati tramite fondi MAP, seguendo l'ordine cronologico di realizzazione. Gli eventi successivi saranno finanziati tramite i fondi messi a disposizione dal settore sport e tempo libero. La Commissione, dopo aver esaminato le proposte pervenute dalle varie associazioni, ha proposto di realizzare nell'ambito della Verde Estate Zona 9 gli eventi elencati nella seguente tabella, che indica la data, il luogo, le associazioni, la previsione di spesa autorizzata dalla Commissione per lo svolgimento delle iniziative. L'elenco delle iniziative è stato approvato a maggioranza dopo un'ampia discussione svoltasi in maniera trasparente, in massima trasparenza. Le associazioni che organizzeranno e realizzeranno gli spettacoli dovranno altresì provvedere ad acquisire tutti i permessi necessari per lo svolgimento dei rispettivi eventi, oltre che al pagamento dei diritti SIAE. La proposta economica riferita ai singoli eventi è comprensiva di IVA. Per la più ampia pubblicizzazione dell'evento si chiede l'utilizzo della civica stamperia
e del servizio a fissioni del Comune di Milano. Infine, si chiede al settore Zona 9 di dare massima divulgazione delle iniziative attraverso tutti i canali a disposizione del Consiglio di Zona 9, sito internet, associazioni, cittadini, scuole, CAM, CAG, eccetera. La tabella è quella che voi avete tutti sotto gli occhi. La Commissione Sport e Tempo Libero chiede a codesto Consiglio di approvare la realizzazione così come è la stessa, quale parte integrante della delibera. Grazie. Capogruppo Fede Pellone. Sì, grazie Presidente, ma noi come gruppo di Forza Italia voteremo favorevolmente a questa iniziativa. Volevamo sottolineare che ci auguriamo che può essere che anche un merito sia stato di una mozione che abbiamo presentato in questa zona, proprio per testimoniare un po' il disagio che avevamo avuto circa un mesetto fa, quando un comunicato stampa sempre dell'assessore Bisconti diceva che si partiva con la verde estate in tutti i territori, ma ahimè la zona 9 non aveva nessun tipo di iniziativa, nessun tipo di intervento, e ritenevamo che questo fosse una cosa non molto positiva, visto che l'obiettivo era in estate soprattutto dare dei luoghi di aggregazione non soltanto in centro e nelle zone, come detto, più conosciute, tipo i Navigli, San Siro eccetera, ma era giusto che anche nei territori di periferia si facessero delle iniziative di aggregazione che rientrassero nella verde estate. Quindi ci auguriamo che la nostra mozione, che è stata approvata anche da parte della possa essere servita. Consigliere Meroni. Grazie Presidente. Io intanto mi scuso per non essere potuto partecipare alla commissione in quanto ero fuori Milano, però alcune informazioni le vorrei avere, visto che la relazione è abbastanza, secondo me è troppo generica, nel senso che mi piacerebbe sapere per esempio il Teatro della Memoria che cosa presenta a Cassina Anna, così come Momendana cosa fanno a Liseo, Sing Song quale concerto presenta, e via discorrendo, perché altrimenti non riusciamo a dalla relazione non si riesce a capire chi fa che cosa, e quindi a questo punto anche la bontà dell'iniziativa stessa, nel senso che abbiamo l'esperienza dell'anno scorso, che purtroppo con i tempi ristretti già dell'anno scorso, perché quest'anno sono stati ancora più ristretti, e qui non ritengo responsabile il Presidente della Commissione, ma comunque in una commissione voglio dire convocata all'ultimo momento con poco tempo per poter verificare e vagliare la bontà delle varie iniziative, ci troviamo ad una spesa di 13.350 euro. Volevo chiedere anche, perché non mi è chiaro, non avendo partecipato alla commissione, come mai c'è la cifra ammonta a 13.350 euro ed è composta da 6.450 reperibili dai fondi MAP e altri 10.000 che il settore Tempo Libero Giovani mette a disposizione per la zona 9. La cifra fa 16.450, allora vorrei sapere se, avendo a disposizione quella cifra, abbiamo ritenuto di mantenere e tenere da parte il resto, oppure come è uscita questa somma. Quindi per la votazione mi aspetto le risposte e poi vedrò come comportarmi. Grazie. Grazie consigliere Meroni. Presidente Tucci. Grazie. Allora, consigliere Fede Pellone, come già in commissione le rispondo anche qua, così almeno resta agli atti e registrata. Come le ho detto l'altra sera, il 99% del merito è legato all'impegno che il presidente di questa commissione, la presidente del consiglio di zona, ci hanno messo per ottenere questi finanziamenti, in quanto ad aprile in un incontro con l'assessorato presentai i progetti per la verde estate e
attraverso una mail successiva dove ci veniva chiesto cosa pensavamo di poter chiedere, abbiamo avanzato con una mail a doppia firma una richiesta pari ai 30.000 euro per sostenere due progetti nella Verde Estate. Ne sono arrivati solo 10.000. L'altro 1% è grazie alla maggioranza che ha votato quella mozione e che quindi ha permesso di concretizzare i 10.000 euro. Detto questo, è ovvio che il fatto di aver presentato la mozione comunque è stata una novità da parte vostra. Detto questo, invece, per quanto riguarda l'intervento del consigliere Meroni, faccio notare che questa relazione, tolte le date, tolte lo specchietto delle associazioni, perché alcune sono nuove, altre meno, è pari pari a quella degli anni scorsi. Quindi, se noi riprendiamo la delibera dell'anno scorso, ci sono anche le quote dove c'è la delibera che parla anche di quote che sono pervenute dall'amministrazione comunale, come quella di 2 anni fa, se non sbaglio con la memoria, abbiamo anche lì inserito la voce MAP e la voce che arrivava dall'amministrazione. Per quanto riguarda la questione dei 13-16 mila euro, purtroppo non ho potuto modificare la relazione, in quanto tra ieri e oggi, relazione già consegnata per stare nei tempi, giustamente mi veniva fatto notare che due iniziative alla stessa associazione non si poteva far svolgere. E quindi le due associazioni che in commissione avevamo individuato che avrebbero svolto la seconda iniziativa, perché due o tre di queste non si erano presentate in commissione, poi da verifiche una dice che forse non ha ricevuto la comunicazione e l'altra si sta verificando come mai non si è presentata, allora abbiamo condiviso in commissione che due associazioni facessero la doppia serata. Visto e considerato che non si può, ormai la cifra è rimasta quella, ma sono state stralciate le associazioni. Comunque quello che si va a deliberare è la cifra che è riportata nella tabella delle associazioni che si sono presentate. Grazie. Consigliere Meroni? Sì, no, io avevo chiesto anche di sapere cosa svolgessero le associazioni durante la loro esibizione, non mi è stato risposto. A questo punto, visto che ho la parola, chiedo anche, visto che non c'ero, come mai è stato ritenuto valido il criterio di dare a tutte le associazioni la stessa cifra, indipendentemente da quello che viene svolto. Mi chiedo se un concerto viene svolto da tre strumenti e ci sono tre persone che svolgono appunto questo tipo di concerto e un'altra si presenta con 10 componenti, credo che il peso del compenso possa anche essere differente. Cioè, non riesco a capire come mai a tutte è stato dato 1.900 euro indipendentemente da quello che svolgono. Quindi mi aspetto una risposta sul fatto di che cosa svolgono nelle loro attività e come mai si è ritenuto, è stato ritenuto utile dare a tutti lo stesso gettone. È un gettone. Presidente Tucci, per la replica, poi mettiamo a votazione. Grazie. Anche negli altri anni abbiamo dato i gettoni, anche stasera con la Commissione Servizi Sociali abbiamo dato i gettoni. Ogni commissione dà i gettoni e quindi vorrebbe dire che questo ragionamento lo si deve fare a tutte le commissioni. Detto questo, non ho nessun problema. Scusate un attimo. Scusa. Io chiedo perché non leggiamo.
No, io adesso prendo le... Scusate, scusi consigliere Meroni. Scusi consigliere Meroni. La relazione è un po' più chiara che io non chiedo. Ma consigliere Meroni, guardi che questa è la stessa relazione dell'anno scorso, se poi lei stasera... Non l'ha fatta male. Vabbè, allora le altre volte invece l'ha accettata, andava bene, quindi credo che lei stasera abbia le idee un po' molto confuse. Detto questo, comunque, io le rispondo leggendo le relazioni, le richieste di tutte le associazioni. Come ti prego? Non ho mica capito io. Io posso ricordarmi iniziativa per iniziativa cosa fa uno? Leggiamo tutte le richieste che sono arrivate. Scusi, capogruppo indovino, non lo deve dire a me, la domanda mica l'ho fatta io, eh. Oh, e mica è colpa mia se uno... Se no, visto che è considerato... Ma io non metto in relazione, ma consigliere Meroni, lei stasera ha le idee confuse. Vada a vedere le relazioni degli anni passati, sono la stessa, uguale, cambiano le date e cambiano le associazioni. Se poi vuol fare una polemica di lana caprina, è un problema suo, non è un problema mio. Lo vuole capire o no? Comunque. Ma che me ne frega a me? Ma voi credete di fare un dispetto a me se votate contro? Non ho mica capito io. Possiamo evitare di interloquire? È sintesi. Ma cioè mica so più a farmi pigliare per il culo dal primo che arriva. Prego cortesemente a microfono di non usare un linguaggio scorretto. No, grazie. Non ho usato nessun linguaggio scorretto. Prego cortesemente. Nadi. Iniziativa in piazza dei Maciacchini ha già visto la presenza dei rappers milanesi in un nostro progetto denominato Posse ed è contemporaneamente visto da Red Band, Red Mountain, non si legge bene, quello che è l'anno scorso, ma il progetto di quest'anno amplia gli orizzonti musicali, soprattutto perché unisce la dimensione live e quella dell'hip hop, ovvero mantiene la band dal vivo facendo rappare i rappers live di rap in un'ottica nettamente multiculturale, porta sul palco rappers che scandiscono i loro testi in arabo, in rumeno e in altre lingue appartenenti ai migranti milanesi. Forte della sua esperienza musicale è il motore in levare della serata. La formazione è composta da Max Fusaro alla batteria e percussioni, Claudio Lazzaro al basso, Gianpaolo Giampa Galasso al sax e all'armonica e Andrea Pedol alla voce e alla chitarra, accompagnato da Luca Di Blasi alla chitarra solista. I rappers sono frutto della ricerca operata da Nadi sul territorio milanese con il progetto denominato Posse, partito dal 2010. Data di realizzazione prescelta, venerdì 5 settembre 2014 dalle ore 21 alle ore 24. Presidente, non ho chiesto la vita, ho chiesto i titoli.
Mi basta sapere il titolo di cosa fanno. E allora guardi, e allora i titoli o li ha nella mail che è arrivata, se lei fa parte della mia commissione con tutta la documentazione, oppure credo che qua questa sera ci sono, e se non ci fossero si possono andare su a prendere. Quindi decida cosa vuol fare. Nella relazione non ci sono. Io guardi che vado a vedere le relazioni degli anni scorsi, sono uguali. Punto. Va bene, andrò a vederli. Grazie. Vado a vedere. Grazie. Dobbiamo andare avanti? No, grazie, no. Basta questo. Grazie. Arrivederci. Mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione della verde estate 2014. Chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, contrari 0, astensione 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 19, favorevoli 18, contrari 0, astenuti 1. Passiamo al punto successivo, numero 5, approvazione delle iniziative presentate da Vociolo della Candia Torrato per l'organizzazione Trofei Coppie da tenersi nel mese di ottobre, corpo musicale Gaetano Lorenzetti e la Banda D'Affoli per la presentazione del titolo La Banda D'Affoli. La parola sempre al Presidente della Commissione, Sport e Tempo Libero. Grazie. Approvazione delle iniziative presentate da Bocciofila Candiani Torrazza per l'organizzazione di un torneo trofeo in coppie da tenersi nel mese di ottobre 2014. Corpo musicale Gaetano Donizetti, la Banda D'Affoli per la presentazione del libro, la Banda D'Affoli immediatamente eseguita. Relazione, onorevole consiglio. La Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi in data 21 luglio 2014, ha esaminato le richieste pervenute dalle associazioni sottoriportate, approvando a maggioranza quanto proposto dalla Presidenza. Bocciofila Candiani Torrazza organizza una gara a coppie per un totale di 128 coppie di categoria A, B, C e D. La gara avrà inizio il 15 settembre 2014 e si concluderà con le premiazioni il 10 ottobre 2014. A fronte di quanto sopra, si propone di finanziare l'iniziativa con 800 euro IVA inclusa da reperire attraverso i fondi MAP, oltre all'utilizzo della stamperia civica. Qui c'è un odore di bruciato. La Banda D'Affoli. La Banda D'Affoli, il corpo bandistico più celebre della città di Milano, è giunto al suo 160° anno di vita. Per la chiusura dei festeggiamenti si intende mettere in atto, per la celebrazione di questa ricorrenza, un concerto bandistico che si terrà durante la festa di Affoli nell'ultima settimana di settembre. In quell'occasione verrà presentato e pubblicizzato il libro sulla Banda D'Affoli, che attraverso racconti e illustrazioni ripercorrerà gli avvenimenti della banda dalla sua nascita ai giorni nostri. La pubblicazione, curata dallo storico di Affoli Luigi Ricamonti, diffusa in migliaia di copie, permetterebbe di far conoscere alla popolazione di Milano
le attività di questa splendida realtà culturale cittadina. La Commissione propone di concedere per questo evento un contributo pari a €2.880 IVA inclusa, pari al 32% dell'ammontare somma totale prevista e l'utilizzo della stamperia civica. Infine, si chiede alla struttura della zona 9 di dare massima divulgazione delle iniziative in oggetto attraverso tutti i canali a disposizione del Consiglio di zona 9, sito internet, associazioni, cittadini, scuole, CAM, CAG, eccetera, oltre all'utilizzo della civica stamperia. Voglia pertanto codesto onorevole consiglio approvare l'iniziativa presentata. Grazie. Interventi, mettiamo in votazione. Ma sta roba qui, comuni liberi, comuni liberi, può andare a cagare. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione Villa Litta. Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Sì, chiudiamo la votazione. Presenti 17, favorevoli 16, contrari 0, astenuti 1, infruttuosa. Passiamo al punto numero 6. Approvazione delle iniziative presentate da associazioni Incontriamo il Trentino per la realizzazione di iniziative denominata Trentino in Piazza, Asquafori per la realizzazione di iniziativa denominata Viale Alfori Pedonale, Associazione Castaldi per la realizzazione dell'iniziativa denominata Mercato Contadino Zasca 2014. La parola al Presidente della Commissione Commercio, Andrea Quattrociocchi. Sì, io lo do per letta, ovviamente non è, visto che è stata discussa volte in commissione, sia nelle iniziative in piazza che svolge in chiaro lenti il 17 ottobre, che riporta molte iniziative culturali e non gastronomiche del Trentino in questa piazza la seconda iniziativa è a Squafoli, che all'interno della festa patronale del 28 settembre farà una serie di eventi tra i quali per dire la musica di Cuba e quant'altro della relazione, e quindi molto interessante, con produttori che arrivano a Piemonte, e la terza è il progetto di Castaldi che si sviluppa per la terza edizione al Parco Nicolò Savoia di Savarino e il quindi su queste tre iniziative un sostegno sia per quanto riguarda la COSAP, che lo vedete, sia per quanto riguarda la piazza è equamente divisa tra la Commissione Cultura e la Commissione Commercio. Grazie. Siamo in fase di votazione. Capo popolatore, c'è qualche problema? Ha perso la penna. Ha rubato la penna. Siamo in fase di votazione del punto numero 6. Ricordo che il punto numero 8, come è stato anticipato dalla Presidente Fregoni, è stato stralciato. In compenso ci sono tre mozioni che hanno raggiunto le firme sufficienti per essere discusse di urgenza durante questa seduta di consiglio. Chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Gli scrutatori stiano attenti, grazie. Chiudiamo la votazione. Presenti 15, favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0, infruttuosa, l'immediata eseguibilità non è stata approvata.
Passiamo al punto numero 7, parere relativo alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito del convenzionamento in via Passerini Angolo Graziano Imperatore, area compresa di zona di recupero R9.1. La parola al Presidente della Commissione del Territorio, Luca Simi. Io preferirei interna così che ci ricordiamo bene cosa. La Commissione Territorio, a seguito della riunione tenutasi in data 21 luglio 2014, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito al seguente intervento: realizzazione di opere pubbliche nell'ambito di via Passerini Angolo Graziano Imperatore, oggetto di convenzionamento. Trattasi di un intervento di opera pubblica collegato a un intervento di edilizio privato, soggetto a convenzionamento per gli effetti plan volumetrici e urbanizzativi ai sensi del PRG previgente. Tale intervento prevede il recupero della villa Trotti, uso pubblico al piano terreno e residenziale ai piani superiori, la realizzazione di tre nuovi edifici residenziali sempre piani di terra in fregio della via Graziano Imperatore e Passerini, la creazione di una piazza al piede degli edifici residenziali asservita perpetuamente all'uso pubblico. Nella sostanza, le opere pubbliche riguardano la riqualificazione dello spazio verde di proprietà comunale, con piantumazioni di alto fusto, spazi attrezzati per il gioco e percorsi pedonali a sud della Villa Trotti fino alla Via Imperatore, e la riqualificazione della Via Passerini secondo le indicazioni emerse nelle precedenti conferenze di servizi. La Commissione del Territorio, a seguito della riunione di tutti il 21 luglio, dopo ampia discussione, pur giudicando positivamente l'insieme degli interventi di riqualificazione delle aree interessate, sottolinea le seguenti criticità. La proposta di rendere il tratto di via Passerini, compreso tra le vie Ornato e la Lucio De Calcoli, ad accesso limitato per soli residenti, ZTL, pone dei gravi problemi alla mobilità nel quartiere di Guarda. Infatti, tale tratto di strada consente il collegamento tra la parte est ed ovest del quartiere, l'accesso ai servizi pubblici quali biblioteca, vigilanza urbana e scuola primaria di via Passerini. Il Consiglio di Zona 9, con il piano della mobilità sostenibile di Zona 9, approvato con delibera 283 del 20 settembre 2012, ha individuato per il quartiere di Guarda Ovest una zona a 30 all'ora nel perimetro compreso tra le vie Ornato, Chilini Bauer, Giovanni Danzi e Maiorana escluse, e il Parco Nord, confronto al punto 7, pagina 18 del piano legale alla delibera. Pertanto anche la via Passerini risulta indicata quale via da sottoporre alla regolamentazione di zona 30. Il piano per la mobilità sostenibile di zona 9 esclude per questi ambiti zone a traffico limitato ZTL. Alla luce di questo aspetto, il Consiglio di Zona esprime a maggioranza parere favorevole al progetto di realizzazione delle opere pubbliche nell'ambito di via Passerini Angolo Graziano Imperatore, oggetto di convenzionamento, alle seguenti condizioni: mantenere in zona 30 all'ora anche il tratto di via Passerini, compreso tra la via Ornato e Corniglio dei Calcoli, senza limitazione di accesso ai soli residenti, realizzazione lungo la via Passerini di un percorso pedonale tra Achillare e Vilbustru, in alternativa al marciapiede previsto sul lato destro della via, installare per le aree giochi previste nell'area pubblica almeno un gioco accessibile per bambini disabili. Voglio pertanto chiedere all'onorevole Consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione. Consigliere Tagliabue. Volevo solo fare notare una questione di metodo che è stata adottata in Commissione. Su questo progetto, diversamente da come si era comportata tutte le altre volte, la Commissione non ha voluto vedere e sapere esattamente le opere di urbanizzazione a cosa sostenevano. Cioè erano l'induzione di una certa volumetria. Certo, poi è stato detto quanto era la volumetria. Nessuno ha presentato obiezioni, nessuno ha chiesto se la volumetria prospettata era eccessiva o meno. Quanti piani? Nessuno ha chiesto quanti piani, che normalmente la domanda che fanno, e non faccio i nomi e cognomi delle persone che normalmente la fanno e si strappano i capelli quando di norma c'è un piano in più. Bene, qua sono 7 piani, 3 edifici di 7 piani fuori terra, in un ambito via Passerini, Graziano Imperatore, dove le case al massimo sono di 4 piani fuori terra. Questo perché i volumi
non potevano essere messi in discussione, perché l'ordine che qualcuno gli ha dato, non so da chi, era di comportarsi in un certo modo. Tant'è vero che ci si è preoccupati sulle opere di urbanizzazione, andare a dire attenzione, mettiamo un gioco per i disabili almeno. C'erano due cittadini presenti in commissione che hanno cercato di farsi sentire, ma non sono stati volutamente ascoltati, che dicevano: ma guardate che pazzesca questa roba, la via non riesce a sostenere quello che sarà indotto dalle nuove edificazioni e quindi dai futuri abitanti reali e teorici. La vicepresidente Antonella Lo Consolo, che normalmente è molto attenta allo sviluppo della città, ha avuto un comportamento assolutamente non in linea con quello che è stato il suo comportamento finora. E fra l'altro condivido quello che lei diceva, le faccio solo notare che è contraddittorio con quanto sempre sostenuto fino al giorno prima che si vedesse questo progetto. Quando lei certamente ha affermato: ma la legge glielo consente, allora noi come possiamo fare, dobbiamo fare? È vero? Sì, ma fino al giorno prima che cosa diceva? Non voglio ricordare cosa è successo in quest'aula quando si votò Garibaldi Repubblica o l'isola o quant'altro. Bene, le volume 3 che andiamo a proporre adesso fanno arrossire quelle del Garibaldi Repubblica, non sono assolutamente inferiori con l'ambito in considerazione le volume 3 sono maggiori rispetto a quelle del Garibaldi Repubblica. Ciò nonostante, nessuno ha sollevato mezza obiezione. E chi di norma si strappava le vesti davanti al piano in più, stavolta ha snobbato il contenuto della commissione. Non ha proferito parola. È rimasto seduto il consigliere, aspettando che finalmente qualcuno approvasse questo progetto. Anzi, queste opere di urbanizzazione, perché il progetto noi ce l'hanno illustrato una volta che è venuto qua il presidente della cooperativa, mi sembra, no? Abitare, certo. Ma non è stato mai oggetto di votazione o di discussione all'interno del Consiglio, perché è una permesso costruire convenzionata, che purtroppo è una modalità inventata la centrodestra, ma fatta subito proprio dalla sinistra. E così per chiudere la sinistra, cioè voi, che non so se vi ricordate il pandemonio che avete fatto durante le approvazioni dei progetti del Garibaldi Repubblica, sia dei piani volumetrici dal punto di vista urbanistico che dei progetti. E quindi eravate alcuni, e uno di questi preso il tempo di Roberto De Lorenzo, e alcuni di questi erano addirittura con gli schietti in bocca e facendo il pandemonio per cercare di che non si arrivasse alla votazione. Su queste cose però, di fronte a una parametria, nulla è successo. Ma ho perso il filo del discorso, cioè ciò che voi avete contestato fino all'ultima parola, fino all'ultima virgola, oggi che le realizzazioni sono terminate, vi fregiate della beltà di andare ad inaugurare come se il merito fosse di questa sinistra. È una cosa che secondo me grida della gloria e grida vendetta. Tutto ciò detto, e non per mangiarmi ciò che ho detto, assolutamente,
il mio voto su questo progetto sarà positivo, perché è una cosa che va bene, ma attenzione, se questa va bene, le prossime che vogliono avere, vi ricorderò sempre il comportamento che voi avete ottenuto con questa votazione. Penso che lui abbia detto
Io sono d'accordo, anche con i progetti precedenti. La critica che faceva è, siete voi che i progetti precedenti li avete bocciati e in questo invece andate ad approvare. Quindi cercavo di sottolineare una nostra incoerenza rispetto ad una sua incoerenza. In realtà non era il progetto in sé, ma il fatto che questa sera noi abbiamo parere favorevole a questo progetto, mentre insinuando che lo facciamo perché è una cooperativa abitare, mentre invece gli altri li abbiamo bocciati perché non c'erano gli amici degli amici. Questo penso che fosse il concetto. Allora, rispetto a questo, poi le puntualizzazioni tecniche che farà il presidente. Poi secondo me bisogna stare attento a quello che si dice qua dentro. Okay. Come lei, giustamente, quando è stato accusato di conflitto di interessi per il lavoro che fa, ha minacciato querele, io non arrivo a tanto, ma le chiederei di ripensare alle cose che ha detto, perché non c'è nessuno che mi comanda, ci comanda, non ricevo ordini da nessuno, forse magari lei sarà abituato così, non credo, sicuramente non lo sono io, e quindi tecnicamente, cioè, chiederei che non si associasse, perché penso di parlare per tutti i consiglieri del mio gruppo. Poi possiamo anche litigare, come avete visto prima, ma ci metto due mani sul fuoco sulla buona fede di tutti. Poi se può essere d'accordo o meno, se litigare sul progetto o meno, però che venga messa in crisi e in ballo la buona fede delle persone, il fatto che le persone decidano su indicazioni della cooperativa, perché era questa l'istanza che l'ha fatta, ecco, io questo lo respingo con una certa fermezza. Grazie. Vicepresidente Lo Fosso. Grazie Presidente. In relazione appunto alle cose dette nei miei confronti dal consigliere Tagliamure, ricordo semplicemente che ho gestito il consiglio nella famosa sera in cui il parere negativo per il B Afori Stazione Nord è diventato positivo con grande difficoltà e votando contro. Lì la differenza era che alla cooperativa Abitare si univa la cooperativa Solidarnosc. Allora devo pensare che il vostro parere positivo nei confronti di quel progetto fosse determinato dal vostro asservimento alla cooperativa Solidarnosc? Io non credo, io penso che abbiamo avuto opinioni differenti, io giudicavo negativo quell'intervento, qua sto valutando non un intervento, perché onestamente se fossimo nel mondo che vorrei, cioè nel mondo in cui la proprietà privata arrivasse molto dietro ad altri principi, cioè il bene pubblico, lì ci vorrebbe una piazza e basta con requisizione del terreno. Siccome non è così, l'ho spiegato anche in commissione, siccome ci sono dei diritti edificatori, io stavo valutando quelli che sono i sottoservizi. I sottoservizi, così come erano, dal punto di vista della protezione della scuola Cassini, della scuola Passerini e attualmente anche della sede provvisoria della scuola Cassini, mi andavano bene, e da questo dipende il mio parere positivo ai sottoservizi. Poi ripeto, certo che preferirei avere un parco rispetto a un giardino rispetto a tre palazzi, su questo non ci piove, però sono anche dell'idea che il mio parere non è, cioè confermo che il mio parere non è determinato dal fatto che quell'intervento sia realizzato dalla cooperativa Abitare, e che anche fosse stata la Solidarno ci avrei votato nello stesso modo. Grazie. Io non ho preso appunti di tutte le domande, ma se poi dimentico qualcosa ricordatemi. Allora, attenzione, io ho fatto notare un comportamento comune, assolutamente sulla stessa nota, di tutti i componenti della sinistra, che normalmente non c'è mai stato.
di solito non c'è, cioè non di solito, non c'è mai stato, punto. Allora su questo mi interrogavo, dico, ma come mai c'è una monocorda? E lascio a voi a questo punto le risposte, datele. Considerazione di perché io voto a favore. L'intervento qualificante delle operazioni che vengono fatte di non sono i sette piani, i tre edifici di sette piani fuori terra, ma è il recupero della villa Trotti, dove il primo piano verrebbe lasciato anche per iniziative pubbliche. Siccome nessuno regala niente, io per fare un'operazione di questo tipo come privato, o trovo un modo di trovare i soldi sufficienti anche per fare questa tra virgolette regalia, che tale non è, che tale non è, perché con quello che viene fatto ben ci sta una roba di questo tipo, anziché un permesso per quello convenzionato, se fosse stato un programma integrato di intervento che faceva il mio tempo, i miei tempi, glielo facevo, magari riuscivo a capire qualcosa di più, ma è questo che qualifica l'intervento. Io adesso la volumetria, sette piani, otto piani, non ce ne frega niente per quanto mi riguarda. A me però. Mentre da quella parte, i tre piani, quattro piani, cinque piani, sei piani, sette piani, fanno la differenza, o meglio, diciamo che ha sempre fatto la differenza. Quindi non credo di aver offeso nessuno in questo modo qua. Certo mi interrogo, perché tu non c'eri in commissione, buon indovino. C'ero. Non mi ricordavo che c'eri o meno. Ma è stato assolutamente silenzio. Anche tu avrai notato dalla tua parte, dalla tua componente, un comportamento assolutamente disquadro. Mi sembra di non aver detto qualcosa di assolutamente diverso. C'erano due personaggi che io non ho conosciuto, che non conoscevo e che non conosco tuttora, non so neanche come si chiamano. Conosco loro molto bene. E questi due personaggi, ha avuto il suo da fare il presidente Sivi a spiegare che non stavamo trattando del progetto, ma che stavamo trattando delle opere di urbanizzazione, quindi dovevamo guardare la sistemazione del verde. E io ho provato a far notare che si stava nascondendo dietro un filo d'erba molto piccolo, perché insomma lo sappiamo tutti che se guardiamo delle opere di urbanizzazione è perché viene realizzato un qualcosa, altrimenti non staremmo a guardare le opere di urbanizzazione, non a sconto, che questo c'è, ci sarebbe da dire qualcosa, ma è giusto che sia. Cioè, non è sbagliata l'operazione. L'operazione ha i suoi piedi per camminare e per arrendersi. Io volevo farvi notare che però questo atteggiamento che ho trovato così consono sia stato il momento di un ripensamento a certe posizioni assunte tempo addietro e che quindi per il futuro continui. Questo io chiedevo. E tenete presente che questo consiglio qua, la scorsa legislatura, si spaccò nel votare le opere di urbanizzazione su progetti approvati, su programmi integrati approvati dalla precedente di allora maggioranza. E la motivazione era su tutto ciò che interessa in Garibaldi Repubblica, il nostro voto sarà sempre e comunque negativo. E venne dato parere negativo sulla fogna. Non so se ve lo ricorda. Adesso siamo di fronte a qualcosa che ha cambiato completamente e ciò mi fa piacere. Dico, sono diventati tutti più consapevoli, tutti più, come dire, ragionevoli davanti all'evidenza. E questa è la cosa che io volevo dire e che credo di avervi detto nei dovuti modi,
senza offendere nessuno, senza prendere in giro nessuno. Consigliere Belli, poi dopo procura terza. Grazie Presidente, noi voteremo contro, ma a prescindere dal discorso dell'intervento, è solamente un discorso di conoscenza, come ha evidenziato anche il consigliere Rioni. Non è possibile dare un parere sulle organizzazioni quando non si conosce il progetto nella sua interezza, per cui convinti che comunque sia una modifica del tessuto urbano abbastanza, può essere impattante o meno impattante, però che comunque porti delle modificazioni su tutto il tessuto, questo, e soprattutto in quell'ambito, siamo convinti che debba essere comunque valutato nella sua interezza, non l'urbanizzazione. Ok, va bene, mettere il limite dei 30 all'ora, le castellane, ridurre la velocità perché c'è la scuola, va benissimo, siamo pienamente d'accordo, ma a prescindere da questo, secondo noi questo tipo di intervento, nonostante la legislazione corrente lo consenta, deve essere comunque valutato completamente, anche per dare comunque effettivamente dei pareri congrui rispetto a quello che si darà a riguardo. Per cui il nostro parere sarà comunque, il nostro voto sarà comunque contrario. Capogruppo la terza. Grazie Presidente. Il mio intervento sicuramente è fuori luogo, nel senso che non c'entra nulla di quello che è stato detto finora, e quindi strumentalmente tiro fuori il principio di invarianza idraulica, visto che sembra dalla piantina veramente un pezzettino di verde che quindi magari ad oggi assorbe quei, insomma, un po' di litri di acqua quando piove. E visto che appunto siamo in zona non critica, ma ultra critica dal punto di vista della liberazione dell'acqua verso la strada, volevo sapere se come consiglio di zona intendiamo in questa costruzione vedere quali opere vengono fatte per trattenere l'acqua e quindi per rispettare il principio di invarianza idraulica che ovviamente tutti quanti conosciamo bene, cioè al momento che se cadono 1000 litri d'acqua, questi vengono rilasciati magari in 24 ore, 48 ore. Se invece lì verrà fatta una costruzione, se non vengono fatte opere che trattengono le acque, verranno rilasciate questi 1000 litri direttamente in strada, e quindi se le ritroverà la consigliera Melone ad Isola, me le ritroverò io in Viale Fulvio Testi, se le ritroveranno insomma tutti i cittadini, il consigliere Perego nel motore della sua macchina, eccetera. Per cui io credo che da questo punto di vista un minimo di sensibilità dovremmo mostrarla, e mi fa piacere che appunto il consigliere Tagliavù abbia posto all'attenzione del consiglio che proprio gli indici di edificabilità, quindi la volumetria, magari è stata esagerata in confronto ad altre opere che in questo consiglio sono state criticate in altri momenti. Credo che siano appunto dei punti di vista oggettivi su cui magari dovremmo esprimerci e chiedere conto. Grazie. L'ultimo intervento, la parola al Presidente Sim per le reti. Grazie, sì, io ringrazio tutti i consiglieri per gli interventi. Cercherò di riassumere, non tanto tentare di dare delle risposte, che alcune risposte ovviamente possono anche essere superflue, in quanto ognuno poi rimane nelle sue posizioni, ovviamente. Non devo convincere ovviamente nessuno di più di quelli che ho cercato di convincere in commissione quando ho spiegato di cosa dovevamo discutere. Ricordo che quell'opera, intesa come intervento edilizio e anche in parte urbanistico, è un intervento che viene da molto lontano, sono 20 anni che quell'area deve essere ristrutturata, anzi attualmente voi vedete un'area libera, in realtà quella lì è un'area edificata che negli anni si è degradata al punto tale, resa pericolosa, che fu necessario
per i proprietari demolire l'edificio perché era diciamo, pericolante, cioè quello lì è un'area densamente edificata. E l'intervento è un intervento di recupero, perché si riferisce ancora a 20 anni fa, quando lì c'era un pezzo della vecchia guarda che era una B2. Esatto, una B2. Per cui l'intervento, anzi, il problema grosso è stato che ci hanno impiegato 20 anni l'amministrazione comunale, no, a costruire un progetto da realizzare. Per cui le decisioni furono prese appunto 20 anni fa. Per cui questo è il motivo per cui siamo qui a discutere delle opere di urbanizzazione. E siamo qui a discutere solo di quelle, non tanto delle altre. È vero che in questo caso, differente da altri casi, la proprietà ha avuto lo scrupolo di venire qua a illustrarci il progetto, anche se non era obbligata a farlo, quantomeno per conoscenza. Cioè, il Consiglio di Zona è a conoscenza di questo progetto ufficialmente perché la proprietà è venuta qua a illustrarcelo. Quindi da questo punto di vista non mi sembra che ci siano grossi problemi, anzi. Non è spesso parere. Tutto sommato. Certo, non è spesso parere, formalmente noi non siamo tenuti a darlo il parere. Però quantomeno, diciamo così, la cortesia istituzionale di dare informazioni al Consiglio di Zona c'è stata, per carità. Voglio anche dire un'altra cosa, noi nel nostro parere non diciamo che va bene tutto, anzi, diamo dei vincoli molto precisi alle opere pubbliche che qui vengono proposte. Per cui non siamo, come si dice, appiattiti su delle posizioni particolari. Non c'è nessuna dietrologia da fare e non è neanche un comune a ciel sereno, diciamo, l'idea che vi si costruisca, insomma. Perché quella è un'area edificata. Oggi la vediamo così perché sono passati veramente tanti anni che l'edificio è crollato praticamente. È stata messa in sicurezza l'area e la Villa Trotti, se aspetta ancora 2 o 3 anni, viene giù anche lei probabilmente. Per cui io rivendico come consiglio di zona e come commissione sicuramente che il parere che noi stiamo dando è un parere in piena autonomia del consiglio e dei consiglieri, senza nessun problema. Non capisco neanche il tentativo di costruire dietro delle fantasie quando in realtà come si dice, l'intervento è un intervento arcinoto, cioè non so come dire. I cittadini vengono qua in commissione di io non mi permetto neanche di entrare nel merito dei cittadini che vengono. Abbiamo avuto la, diciamo così, l'opportunità di ospitare i cittadini che ci hanno detto cose positive su un argomento e i cittadini che ci hanno detto cose negative sullo stesso argomento. Per cui non significa che se un cittadino viene qua e protesta ha sicuramente ragione, ma possiamo avere l'autonomia di dire che magari la pensiamo diversamente. Io non sto dicendo, per piacere, io non voglio entrare nella polemica, voglio solo dire che la documentazione che noi abbiamo esaminato e il parere che stiamo dando sono perfettamente coerenti con tutti i pareri che abbiamo dato fino qua e che daremo da qui alla fine del mandato. Grazie. Mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione. Diamo la votazione. Presenti 29, favorevoli 18, contrari 5, astenuti 6, approvato. Passiamo al punto successivo. Abbiamo detto il punto numero 8 è stato stralciato. Il punto numero 9, individuazione dei muri da ripulire e graffiti da realizzare in zona 9. Ricordo che ci sono altri 3 punti che sono le mozioni che sono state presentate all'inizio seduta. Presidente Fregoni.